Non si ricandida, Pisapia si ritira e Renzi resta più solo. Nel giro di poche ore sono spariti quelli che dovevano essere due punti di riferimento della coalizione da creare intorno al PD in vista delle elezioni di marzo. A sorpresa il ministro degli esteri Alfano annuncia che non correrà per un posto in Parlamento. Nella mia decisione, sottolinea il leader di Alternativa Popolare, hanno influito anche gli attacchi ingiusti contro di me e soprattutto l'accusa di essere legato alla poltrona. Il passo indietro di Alfano complica i piani di Renzi e lo stesso movimento centrista si spacca con una parte pronta a tornare nel centrodestra e un'altra guidata dalla ministra della Salute Lorenzin che guarda al centrosinistra. Ma i problemi per il segretario del PD non finiscono qui. Alla fine, dopo un lungo tergiversare, l'ex sindaco di Milano Pisapia decide di non scendere in campo, decisione motivata anche dal mancato impegno del PD nella battaglia per lo Ius Soli. Con il passo indietro di Pisapia, gli esponenti di sinistra di campo progressista sono pronti a muoversi verso Liberi e Uguali, la lista unitaria guidata da Pietro Grasso. Ma il caos politico preelettorale si incrocia con le ultime battute dell'attività parlamentare. Giovedì prossimo si vota il biotestamento, poi si passa alla manovra, quindi per l'inizio del nuovo anno lo scioglimento delle Camere da parte di Mattarella.